Gianni Savio, patron della GV Shimano Sidermec. Riparte la stagione ciclistica e riparte in Calabria. Sì, riparte in Calabria. Io della Calabria abbiamo ottimi ricordi perché abbiamo ottenuto dei risultati importanti qua in passato, per cui è una regione che merita questa corsa perché c'è comunque passione per il ciclismo, c'è, direi che c'è anche una certa cultura ciclistica, quindi contenti di stare qua sperando magari un po' nella clemenza del tempo. Una regione che aspetta un ritorno delle grandi gare ciclistiche come quelle che organizzava Mimmo Bulzumì all'epoca con il Giro del Sole e via dicendo. Esatto, allora c'era il Giro della Provincia di Reggio Calabria e quindi siamo molto contenti che sia tornata questa corsa che in fondo sostituisce poi quelle passate, per cui auguro all'organizzazione di poter continuare e di poter nuovamente riprendere una tradizione che era importante. La vostra è una squadra che punta sui giovani, avete scoperto tanti talenti che oggi stanno spopolando nel panorama ciclistico. Sì, noi abbiamo avuto un grosso problema lo scorso anno con questo sponsor spagnolo, la Drone Hopper, che praticamente a metà stagione non ha più potuto pagarci. Io e Marco Bellini abbiamo compiuto un miracolo nel salvare la squadra, nel portarla fino a fine stagione e poi nel trovare un abbinamento per ripartire praticamente da zero con una squadra Continental, e abbiamo trovato questo abbinamento in Colombia. Colombia è una terra che mi ha dato grandi soddisfazioni in passato, abbiamo vinto tante corse là e poi oltretutto io ho avuto anche l'onore di dirigere nella crono mondiale di Zolder 2002 Santiago Botero, che vinse il campionato del mondo a cronometro. Ci fu Cipollini, Mario Cipollini, vincitore della corsa in linea, Santiago Botero della gara a cronometro, e quindi quello fu un successo molto molto importante.